Anche voi siete tornati dalle vacanze e già vi mancano? Anche a me, vi capisco. Ma non buttiamoci giù. Ho scoperto il segreto per conservare lo spirito delle vacanze anche quando sono finite. Sì, perché le vacanze hanno uno spirito. E volete sapere qual è? Ne farò un video. Guardate. Eccomi tornata dalle ferie, ma non ho perso lo spirito delle vacanze. È quello spirito di quando entri in un ritmo di vita più naturale e ti viene naturale alzarti presto al mattino, andare a camminare o a nuotare, respirare e dici a te stesso: ma io sono così, sono un essere naturale, mi sento bene, voglio essere sempre così, perché riassapori la tua naturalezza e ti viene spontaneo meditare guardando paesaggi dove l'occhio non viene fermato da nulla. E allora pensi: come faccio a non perdere questa percezione, questo ricordo del mio stato naturale che mi fa sentire figlio del vento, della montagna, del mare, del tempo naturale? Come faccio a tornare in città e non sentirmi portare via questo stato di grazia e questa forza? E quando torni? Ti iscrivi in palestra, vai in piscina, vai a correre al parco, ma non c'è ossigeno come in montagna o iodio come al mare. E arriva la pesantezza e ti senti fiaccato. E allora come mantenere la ricarica di quella forza che sarebbe normale e che abbiamo ritrovato in un posto naturale? Bisogna prendere coscienza che abbiamo fatto una ricarica di energia, qualcosa di immateriale, come un ritorno alla normalità. Per mantenere la ricarica bisogna fare tre cose. Primo, bisogna capire e sentire dentro di sé questa esperienza di naturalità. Secondo, bisogna ripromettersi di restare collegati a questa parte ricaricata. Terzo, bisogna adottare delle strategie per restare carichi e connessi. Non è semplice, perché una volta tornati a casa la routine, la vita cittadina, i ritmi innaturali e veloci del lavoro e degli impegni ci separano brutalmente da questo spirito. Ma ecco le mie quattro strategie per conservare lo spirito delle vacanze durante l'anno e mantenere la forza e la determinazione di stare bene sempre. 1. Vi sentite rassegnati a rientrare in una vita che non vi ricarica ed è sempre la stessa? La prima cosa da fare è questa. Quando tornate al lavoro, non tornate subito alla stessa vecchia routine lavorativa. Piuttosto scompigliate la vostra routine. Alzatevi prima, fate yoga, ginnastica, fate una colazione mega fantastica come questa in questo video. Fate una strada diversa per andare al lavoro, portatevi del buon cibo da casa per la pausa e poi mettete una musichetta di sottofondo quando lavorate, se possibile, e riorganizzate il vostro spazio lavorativo. Organizzatelo e abbellitelo come piace a voi. E poi mandate un saluto agli amici conosciuti in vacanza per restare in contatto con le nuove conoscenze e con lo spirito delle vacanze. 2. Cercate di arrivare in ufficio il più tardi possibile per prolungare la vostra vacanza? Sbagliato. Non ci crederete, ma i primi giorni di lavoro è meglio arrivare prima e non all'ultimo minuto. Così avrete il tempo per riadattarvi con calma all'ambiente, riappropriarvi della vostra postazione, ricentrarvi con dei bei respiri lenti e profondi. Ecco, adottate l'abitudine di respirare con calma ogni mattina per diversi minuti. E questo vi aiuterà a restare centrati, consapevoli e in controllo delle vostre emozioni. Se potete entrare prima e uscire prima sarebbe meglio. Ritagliatevi il tempo per un automassaggio a casa o un bagno caldo con oli essenziali e ogni giorno almeno 15 minuti di completo relax ascoltando della musichetta calma senza fare niente altro. Sembrava impossibile vincere lo stress da rientro, vero? Invece avete visto che ci sono delle soluzioni semplici? E per conoscere tante altre soluzioni per tante altre situazioni, basta iscriversi al mio canale con un clic. 3. Iniziate a disperarvi perché in vacanza vi sentivate meglio e più in forma?
Capisco, ma questa è la buona occasione per mantenere le sane abitudini dello spirito della vacanza anche al rientro. Soprattutto mangiate bene e tenetevi leggeri. Molti cibi crudi, frutta e verdura, estratti freschi per sentirvi sempre energici e vitali. Pochi grassi, pochi zuccheri, poco glutine. Impostate un'alimentazione a base di proteine, preferibilmente vegetariane, e tante verdure a pranzo e a cena, e frutta fresca o frutta secca per gli spuntini, e fate un bel regime detox, così vi sentirete sempre in forma come in vacanza. 4. Pensate sempre a come stavate meglio in vacanza. Il lavoro vi sembra tanto pesante? È vero che si stava meglio in vacanza ed è comprensibile che vi venga facile lamentarvi di essere tornati al lavoro, ma io consiglio sempre, in ogni situazione, anche la più difficile, di focalizzarsi sugli aspetti positivi. Uno di questi è che il lavoro ce l'avete e vi permette di andare in vacanza. E magari ci sono colleghi o colleghe, amici e amiche che è bello rivedere al lavoro. Quindi, quando vi viene un pensiero negativo, annullatelo con un pensiero positivo, un pensiero di gratitudine che vi farà sempre sentire bene e vivere meglio e vi aiuterà a mantenere quello spirito positivo della vacanza. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E in queste prime settimane, dopo le vacanze, concedetevi qualche trattamento come un massaggio, una sauna o una visita dall'estetista per una coccola in più. Regalate più qualità alle vostre giornate in modo che non ci siano solo il lavoro e gli impegni a occuparle. In questo modo non lascerete più che lo stato di prostrazione da rientro al lavoro annulli tutti i benefici delle vostre ferie e manterrete vivo il vero spirito naturale della vacanza. Avete anche voi degli amici che vi scaricano addosso il loro stress per il rientro al lavoro? Fategli vedere questo video, condividetelo sui vostri social e nei commenti qui sotto. Non vedo l'ora di leggere le vostre domande e i vostri racconti e i vostri commenti sul vostro rientro. E per altri consigli sullo stress da rientro andate sul mio sito all'indirizzo nell'info box qui sotto. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!